Riprendiamo il discorso che abbiamo interrotto la volta scorsa e approfittiamo anche per fare una breve sintesi degli ultimi passaggi che abbiamo studiato. Abbiamo individuato il luogo dei punti tracciato dalla corrente di statore, la corrente iconesse, che diciamo così è indicata da questo vettore qui. Ecco qua, cominciamo subito con i problemi grafici. Questo vettore qui, quindi il vettore OP, quindi questo punto, questa è la corrente I con S, al variare dello scorrimento. Quindi per scorrimento S uguale a 0 ci troviamo in questo punto qui, per scorrimento S uguale 1 ci troviamo qui, quindi qui S uguale 0, qui S uguale 1 e qui abbiamo visto S uguale infinito, punto ovviamente mai raggiungibile dal punto di vista pratico, però almeno dal punto di vista teorico questo punto è attribuito a S uguale infinito. Poi che cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato che le proiezioni della corrente di statore lungo l'asse verticale, ossia lungo la direzione della tensione V con 1, e quindi la componente I con S coseno di Φ, I con S coseno di Φ, rappresenta in un'opportuna scala, quindi qui ci possiamo mettere anche un'altra lettera, mi sembra BC, la lettera D qui non sia utilizzata, quindi in un'opportuna scala il segmento OD è proporzionale alla potenza P, perché la potenza P è uguale a 3V per I coseno di Φ, naturalmente I con S coseno di Φ, e quindi questo segmento è proporzionale alla potenza elettrica che entra nella macchina. Facciamo finta che questo qui sia la nostra macchina, il nostro motore, anzi disegniamolo con un cerchio in modo tale da rimanere fedeli a quello che prescrivono le norme, quindi motore, corrente alternata, qui ci sarà una linea trifase e qui la potenza P che entra, anzi chiamiamola potenza elettrica, così potenza elettrica, questa freccia fa proprio pena, potenza elettrica. Poi che altro più abbiamo in mente? Noi sappiamo che trattandosi di un motore sicuramente qui ci sarà una potenza meccanica che esce, che è la potenza diciamo così, erogata, potenza erogata meccanica, che ancora non è la potenza utile, però vedremo bene la distinzione tra potenza meccanica e la potenza utile. Naturalmente tra potenza elettrica e potenza meccanica c'è una differenza. La potenza meccanica, non sto qui a dirvelo, ovviamente è minore della potenza elettrica, quindi avremo una relazione tra potenza elettrica e potenza meccanica di questo tipo qui. Ci saranno quindi delle differenze che vanno via in calore, quindi sono tutte le perdite che noi conosciamo già abbastanza bene, perché tutto sommato sono le stesse, dello stesso tipo che avevamo anche nella macchina sincrona, e le possiamo anche un po' elencare qui sotto, poi vedremo dove sono localizzate di volta in volta, ne parleremo di volta in volta dell'una e dell'altra. Sono le perdite Joule di statore, sono le perdite nel ferro, sono le perdite Joule di rotore. Le perdite nel ferro ovviamente si dividono in perdite per isteresi e corrente per assist, però in questo momento noi non faremo distinzione, quindi le chiameremo soltanto perdite nel ferro. Tra le altre cose, queste tre perdite sono associate a altrettanti elementi dissipativi presenti nel circuito equivalente, perché il circuito equivalente lo ridisegno e poi dopo magari lo cancelliamo qui sotto. Il circuito equivalente è questo: resistore, induttanza,
resistore, altra induttanza, un altro resistore ancora. Ecco, allora per il momento fatemi fare un cortocircuito qui e disegno, scrivo i nomi R con S, X con S, R' R diviso S, X con R, X' con R, X con M e R con A. Qui c'è la tensione B con 1, qui c'è la corrente I con S, qualche volta l'abbiamo chiamata anche I con 1, qui la I con 0, qui la componente attiva della corrente I con 0, I con A, attenzione non è questa ovviamente, e qui c'è la corrente magnetizzante I mi. Ora, queste tre perdite, perdite joule distatore, perdite nel ferro, perdite joule di rotore, sono rappresentate da altrettanti elementi dissipativi. Però qui c'è una, in questo circuito equivalente sembra esserci una piccola incongruenza, perché diciamo qui entra sicuramente la nostra potenza elettrica, e è un circuito elettrico a parametri concentrati, sembra che non ci sia nessuna potenza meccanica di uscita. Dove sta la potenza meccanica di uscita? D'altra parte, in un circuito elettrico, P meccanica, in un circuito elettrico come si fa a rappresentare una potenza meccanica in uscita? Dovremmo inserire, ad esempio, potremmo inserire due morsetti qui e qui, dove è presente, sarebbe presente una tensione e dovrebbe circolare una corrente attraverso questa coppia di morsetti per rappresentare schematicamente e simbolicamente la presenza di una potenza meccanica. Ma ritorniamo un attimo alle perdite di joule di statore. Le perdite di joule di statore sono localizzate perfettamente in questo circuito equivalente, perché è la potenza dissipata dalla resistenza R con S. Quindi le perdite di joule di statore, nuovamente su R con S avremo una potenza P joule di statore 1 su 3, scrivo qui 1 su 3 perché questo è relativo ad una sola fase, e che saranno uguali alla corrente I con S al quadrato per R con S. Invece queste qui ovviamente sono quelle di tutte e tre le fasi, quindi potrò scrivere 3 R con S per I con S al quadrato, scriviamo in ordine così, I con S al quadrato per R con S. Ripeto, c'è qualche dubbio? Però questo circuito equivalente si riferisce ad una sola fase, il motore invece è formato da tre fasi, quindi la potenza dissipata da solo questo resistore qui è un terzo rispetto alla potenza dissipata, perdite joule di statore, rispetto a quella dissipata dall'intero motore per perdite joule di statore. Quindi qui ho scritto un terzo per dire si tratta solo di un terzo. Questa è la potenza dissipata dall'intero motore, dalle tre fasi del motore, questa qui è quella dissipata da una sola fase. Quindi siccome il circuito equivalente, in realtà di circuiti equivalenti ce ne dovrebbero essere tre, uno per ciascuna fase, io qui ho scritto un terzo. La stessa cosa vale per R con A. R con A anche lei rappresenta delle perdite, rappresenta proprio le perdite nel ferro. Quindi qua purtroppo non ho le perdite nel ferro di una sola fase. Saranno ovviamente uguali a la tensione E al quadrato. La tensione E è la tensione che insiste sul resistore R con A, la posso disegnare qui sperando di non fare troppa confusione nel circuito. La E è al quadrato diviso la resistenza R con A. Ecco, non mi fa scrivere più giù di questo. Quindi naturalmente anche in questo caso qui dovrei scrivere un terzo, e qui naturalmente scrivere uguale a tre volte la E al quadrato diviso
R con A al quadrato. Quindi, vabbè, per quanto riguarda le perdite joule di statore, le perdite nel ferro, la situazione è abbastanza lineare, è abbastanza chiara. Il circuito equivalente modellizza abbastanza bene queste tre perdite, anche se abbiamo notato nella lezione scorsa che, diciamo, il valore di R con A non è un valore esattamente costante, perché in realtà non dipende proprio dal quadrato del flusso, quindi dal quadrato della forza elettronica indotta, ma questo è un altro paio di maniche, è una semplificazione che noi abbiamo introdotto e ne siamo consapevoli, e quindi diciamo che questo modello delle perdite composto da R con S e da R con A azzecca, scusatemi la terminologia, descrive bene le perdite, perdite joule di statore e perdite del ferro. Perdite joule di rotore. Ma le perdite joule di rotore, per poter essere descritte bene, così come succedeva per esempio per le perdite joule di statore, qui non ci dovrebbe essere R' con R diviso S, ci dovrebbe essere solo R' con S. Cioè, le perdite dipendono esclusivamente dalla corrente che circola nel rotore, quindi io qui posso sicuramente scrivere che questo è uguale a 3 volte R' con R per I primo con R al quadrato, ma io qui non ho R primo con R, io ho R primo con R diviso S, e allora questo è il motivo per cui questa R primo con R diviso S viene divisa in due elementi. Il primo elemento naturalmente è R primo con R diviso S, e il secondo elemento è un secondo resistore che è uguale a 1 meno S diviso S per R' con R. Allora, facendo questa operazione, dividendo la R' con R diviso S in due resistori, la cui somma ovviamente è sempre uguale a R' con R diviso S, noi abbiamo comunque, diciamo così, ricavato, abbiamo comunque costruito un resistore R' con R che, così come succedeva per R con S, è responsabile delle perdite joule di rotore. Ora non ho manco più lo spazio per scrivere che cosa sono queste perdite joule di rotore, cancello il simbolo X con S, queste qui saranno uguali, perdite joule di rotore, diciamo un terzo, anche in questo caso un terzo, perché è soltanto uno, uguale a R' con R per I' con R al quadrato. Quindi, allora, rimanendo in questa situazione, allora abbiamo effettivamente le nostre tre perdite, la perdita A, la perdita B e la perdita C, che sono rispettivamente qui A, B, e C qui sotto. Ora abbiamo fatto un bel po' di confusione qui dentro con tutti questi simboli, con queste cose, però spero che comunque rimanga chiaro. Che cosa è successo però? Che in questo circuito equivalente, cioè nella maglia rotorica del nostro circuito equivalente, ora è presente questo resistore che è uguale a 1 meno S diviso S per R' R. Sembrerebbe essere un elemento dissipativo, cioè anche questo produce una potenza che, se fosse un vero resistore, naturalmente sarebbe una potenza in termini di calore, quindi dissipato, e invece non rappresenta esattamente il calore, ma rappresenta proprio la potenza meccanica. La potenza, quindi, questo resistore è un po' strano perché ha un valore che cambia con lo scorrimento, si modifica con lo scorrimento, in realtà dissipa, tra virgolette, ma non la dissipa, dissipa, produce una potenza che rappresenta proprio la potenza meccanica. Quindi la potenza meccanica alla fine è proprio uguale a 3 volte 1 meno S diviso S per R' con R per I' con R al quadrato. Quindi la potenza meccanica alla fine è esattamente questo termine qui,
D'altra parte non potrebbe essere diversamente, no, perché noi abbiamo fatto un equilibrio delle potenze, e da quello non si sfugge, entra potenza elettrica, escono le perdite, ossia esce calore, e deve uscire per forza potenza meccanica. Siccome siamo riusciti a schematizzare la potenza elettrica, siamo riusciti a schematizzare tutte le perdite più importanti, naturalmente, esce fuori, deve uscire forza potenza meccanica. Quindi da questo modello qui ciò che esce è assolutamente la potenza meccanica. D'accordo? Ci sono dubbi? Perfetto. Allora, quindi posso anche provare a cancellare questa, vabbè, per il momento lasciamolo qui. Nel diagramma circolare, due posti ci vogliono alla mezza, almeno due. Allora, nel diagramma circolare abbiamo quindi una situazione che comincia a delinearsi abbastanza simile a quello che succedeva nel circuito equivalente, perché nel circuito equivalente noi abbiamo visto dove sta la potenza elettrica, e anche nel diagramma circolare abbiamo visto dove stava la potenza elettrica. In pratica questo segmento OD è proprio, rappresenta in un'opportuna scala la potenza elettrica. Non solo, ma abbiamo anche visto come il segmento BC, cerco di segnarlo un po' più in rosso, poi magari lo cancelliamo, questo segmento qui, sempre nella stessa scala delle potenze, rappresenta la somma delle perdite joule di statore più le perdite joule di rotore. Quindi posso anche scrivere che CB in un'opportuna scala, quindi non posso scrivere uguale, devo scrivere proporzionale in qualche modo, è proporzionale alle perdite joule di statore più le perdite joule di rotore. E questo vale per ogni valore di scorrimento, quindi se io prendessi un valore di corrente che arriva fino a qui, quindi per uno scorrimento maggiore, tirando giù una linea verticale, così, troverei questi due punti, uno qui e uno qui. Come vedete, per uno scorrimento maggiore ho una quantità di perdite joule complessiva maggiore, perché questo segmento qui, chiamiamolo B', C', è naturalmente più grande, più lungo, ha una misura maggiore rispetto al segmento BC che sarà qui. Chiaro? Poi abbiamo fatto anche un'altra operazione. Abbiamo provato a separare le perdite joule di statore da quelle di rotore. Abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo visto che se individuiamo per S uguale a 1, cioè per rotore bloccato, rotore fermo, un punto rappresentativo delle perdite joule di statore, tracciando una linea che collega questo punto con il punto P con 0, cioè con il valore per scorrimento S uguale a 0, cioè la corrente a vuoto, vediamo che il segmento CB viene diviso in due pezzi. Abbiamo anche verificato il motivo per cui CB, la corrente, in pratica la corrente che circola qui, la I' con R, è una corrente di maglia, quindi la ritroviamo qui, I' con R, non è questa, non è esattamente questa qui, perché qui ci sta I' con R più la corrente di maglia I con 0. La ritroviamo anche qui, ma trascurando quello che succede, diciamo così, nel cappio, diciamo c'è una diretta proporzionalità tra il valore della corrente I con E, il valore della componente attiva I con S, e le rispettive perdite joule di statore e joule di rotore. Cioè, questa relazione di linearità la si ritrova per qualunque di questi segmenti. Anche per questo, cioè ogni volta che intercettiamo per valori di scorrimenti diversi questa linea, ritroviamo dei valori che sono questi
le perdite joule di statore corrispondenti, e queste qui in verde le perdite joule di rotore. Perdite joule di rotore, cioè questo punto qui, questi segmenti sono proporzionali alle perdite joule di rotore, e questi segmenti qui sono proporzionali alle perdite joule di statore. D'altra parte non potrebbe essere diversamente, perché naturalmente tutto il segmento sono le perdite complessive, e quindi se questo rappresenta le perdite joule di rotore, questa è la differenza, cioè le perdite joule di statore. Dubbi? No, non c'è problema, ditemi. Allora, la retta P con 0, F, chiamiamo F questo punto, la retta P con 0, F, è una retta che congiunge questo punto P con 0 con l'estremo del segmento che rappresenta le perdite joule di statore per S uguale 1. Allora, se io individuo quando il rotore è bloccato quanto valgono le perdite joule di statore, mi traccio questo segmento e quindi so che la differenza, cioè questa, rappresentano le perdite joule di rotore. Quindi queste sono le perdite joule di statore, mentre queste qui sono le perdite joule di rotore, per sempre per S uguale 1. Però c'è proporzionalità per ogni valore di S, e quindi questa differenza la ritrovo per ogni valore di S. Quindi questo segmento BC viene di volta in volta proporzionalmente diviso in due parti, proporzionalmente diviso in due parti, e mi permette di individuare, quindi separare, le perdite joule di rotore dalle perdite joule di statore. Ciò che ovviamente veniva già fatto nel circuito equivalente. Nel circuito equivalente io avevo già una divisione netta tra perdite joule di statore e perdite joule di rotore. Però, come vedete, quello che sembrava non essere possibile nel diagramma di circolare, invece lo è anche nel diagramma circolare. Cioè, così come c'è differenza tra perdite joule di statore e perdite joule di rotore nel circuito equivalente, c'è anche differenza tra questi due elementi nel diagramma circolare. D'accordo? Ora proviamo a cancellare un po' questo, perché è davvero molto... Così vi do il tempo anche di ragionare un attimo su quello che stiamo dicendo. Se avete dei dubbi, vi prego di comunque dirli, in modo che anche gli altri possano in qualche modo... Ci siamo? Dubbi? No, dimmi. Allora, se proseguiamo verso questo punto qui, ad esempio fino qui, ti ricordo che è arrivata a un certo punto la velocità, stiamo andando già oltre la velocità, stiamo andando in senso opposto alla velocità di sincronismo qui, quindi siamo in una situazione abbastanza strana, stiamo facendo girare il rotore nel verso opposto al cui il campo vorrebbe andare a girare. Quindi è una situazione, come si dice, in questa zona qua, il motore, lo vedremo fra poco, anticipo un attimo una cosa, qui il motore funziona da freno, cioè vuol dire che il motore prende sia potenza meccanica dall'asse, sia potenza elettrica dalla rete, e si riscalda tantissimo, perché ovviamente tutte e due queste potenze convergono sul motore e vengono dissipate. Quindi diciamo così che il far funzionare un motore asincrono da freno, diciamo, non è il top della tecnologia da questo punto di vista.
Quindi però, volendo essere, supponiamo di arrivare fino qui, e beh, allora anche in questo caso qui tiriamo giù una verticale e avremo anche in questo caso qui potenza dissipata dell'uno e dell'altro tipo, ma sono quantità. Allora, tu non considerare questa cosa qui. Noi siamo arrivati fino a S uguale a 1, poi evitiamo confusione su queste cose. Va bene, torniamo indietro da qui? Va bene? Certo che abbiamo una perdita maggiore. Infatti qui abbiamo una maggior quantità di, rispetto a questo caso qui, abbiamo una minor quantità di perdite di Joule di statore, ma abbiamo una maggior da qui a qui abbiamo una minore quantità di perdite di Joule di rotore. Le vedi? Come? Certo, la perdita totale aumenta, ma non è perdita. Io non ho mai detto, e mo lo vediamo, datemi un attimo il tempo. Allora, abbiamo visto che l'intero, allora vediamo un attimo di studiare bene questa cosa qua e ridisegniamo, state andando oltre nella lezione di oggi, ma fra poco, fra 10 minuti vi sarà tutto chiaro. Allora ridisegniamo un attimo il circuito equivalente, perché quello era troppo confuso. Almeno spero che sarà tutto chiaro. Allora, questa volta permettetemi di non disegnare tutti i simboli, tutte le cose, eccetera, no, perché ormai lo sappiamo, questa è la resistenza di statore, questa è la resistenza R' con R e basta, e questa qui è 1 meno S diviso S per R' con R, d'accordo? Allora, abbiamo visto che qui entra la potenza elettrica. Qui va fuori perdite Joule di statore. Qui vanno via le perdite nel ferro. No, vediamo prima, ora abbiamo visto le perdite Joule di statore, no? Le perdite Joule di statore sono i segmenti di colore blu. Convenite? Ditemi un sì ogni tanto, così mi fate proprio contento. Vabbè? Allora, dove sta un segmento nel diagramma circolare che è rappresentativo delle perdite nel ferro? Beh, molto semplice, perché noi sappiamo che in questo resistore circola la corrente I con A, cioè la componente attiva della I con 0, e che il segmento P con 0 ha. Cioè è questo segmento qui che io disegno, sempre, facciamolo sempre in rosso, questo segmento qui, ossia questo, ossia questo, ossia quest'altro. Insomma, per qualunque valore di scorrimento le perdite nel ferro rimangono sempre le stesse. E questo perché succede? Succede perché, ricordate quando noi abbiamo detto la tensione V con 1 qui non ci dovrebbe stare, qui ci dovrebbe stare la E, la forza elettromotrice indotta. Però abbiamo detto, facciamo un'ipotesi, trascuriamo la caduta di tensione sull'impedenza statorica. Quindi, se trascuriamo la caduta di tensione sull'impedenza statorica, per qualunque valore della corrente I con S, per qualunque valore della corrente I con S, la caduta qui non c'è e quindi la tensione V corrisponde alla tensione E. Perché questa caduta qui non c'è, non è che non c'è, la trascuriamo, giusto? Giusto. E allora queste perdite nel ferro sono costanti, cioè perché costante è la tensione V, la tensione di alimentazione è sempre la stessa, e assumiamo sia uguale a V, e allora le perdite nel ferro PFE che l'abbiamo scritta qui, PFE che sono uguali a 3 volte E al quadrato diviso R con A, anche loro sono costanti. E infatti nel diagramma circolare, per qualunque valore di S, per questo, per questo, per questo, per questo, per questo,
Questo segmentino qui sotto rappresenta le perdite in effetto, cioè le perdite a vuoto. Dimmi. Quale tensione? No? No, 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 no. Allora, il fatto che al variare della corrente I con S possa cambiare la tensione V implicherebbe che qui ci sia un generatore di tensione con una certa impedenza Z. Ma noi assumiamo che la rete sia una rete ideale, che altrimenti questo circuito equivalente non finisce mai, cioè il circuito a parametri concentrati che ci simula la macchina elettrica dovrebbe comprendere anche l'impedenza della rete, quindi per noi questa impedenza qui è zero. E allora, se questo è un generatore di tensione ideale, la tensione che genera, la tensione V, è una costante. La tensione di rete noi l'abbiamo sempre assunta costante, anche nella macchina sincrona. Noi abbiamo usato nella macchina sincrona, quando la macchina funziona da motore, abbiamo detto, guarda, per me usiamo la tensione V come riferimento di fase perché tra tutte le grandezze è quella meno variabile. Quindi la tensione V di rete, la tensione alla quale tu vai a collegare la macchina, è obiettivamente una costante, V. Forse tra tutte quelle che stanno qua dentro, tra tutti i parametri che stanno in questo circuito equivalente, io mi sento tranquillo nel dire che è la cosa più costante che ci sta. D'accordo? Quindi la tensione V è una costante. E se la tensione V è una costante, sicuramente qui l'obiezione che tu mi potresti fare è più importante. Cioè io ti dico, se la tensione V è costante, la tensione è anche è costante, e allora lì la tua obiezione potrebbe essere importante. Tu mi potresti dire, ma veramente a me è non mi risulta costante, perché può variare in base alla corrente I con S, che di volta in volta genera una caduta di tensione qui, sempre proporzionale a se stessa. Quindi se aumenta la corrente, aumenta la caduta di tensione, e quindi è più piccola di V. E io ti direi ragione, e io ti direi sì, hai ragione, però, se dobbiamo considerare pure queste variabilità, cominciamo a complicare le cose. E allora sempre noi, perché siamo alla ricerca di un modello che in modo semplice descriva il funzionamento di una macchina elettrica, dobbiamo assumere certe volte dobbiamo fare delle approssimazioni. E in questo caso qui la nostra approssimazione è stata questa, cioè quella di trascurare la caduta di tensione sull'impedenza di dispersione statorica. Per cui ora non è che sono legittimato, però permettetemi di dire che V è sostanzialmente uguale a E. E quindi anche E è una costante. E quindi se E è una costante, anche le perdite nel ferro, PFE, queste qui, sono una costante. E il diagramma circolare, finisco subito e poi ti passo la parola, e il diagramma circolare nel momento in cui abbiamo scritto V con 1 qua sopra, assume proprio questa semplificazione, fa proprio questa approssimazione, cioè la caduta di tensione sull'impedenza di dispersione statorica è trascurabile, per cui automaticamente mi escono fuori questi segmenti che sono tutti uguali al variare dello scorrimento. Domanda? No, ma mica l'ho detto. Allora, non è che non la consideriamo, io ho detto trascuriamo la caduta di tensione sull'impedenza di dispersione statorica e quindi assumiamo uguali la tensione V e la tensione E. Punto. No. Questo che ho detto, questa frase che ho detto, mi serve solo per dire che V è uguale ad E. Però non posso dire che l'impedenza non esiste proprio, perché altrimenti non ci sarebbero manco le perdite di Joule di statore.
chiaro? Allora l'impedenza c'è, però la presenza di questa impedenza comunque produce una caduta di tensione che ritengo, forse a torto, però in questo caso qui ritengo trascurabile, perché a me mi serve per semplificare il modello che V sia uguale ad E. Va bene? Questo non significa che io prendo questa R con S e questa X con S e le butto dalla finestra. No, ci sono in altre situazioni, in altri casi me le tengo, perché per esempio per calcolare le perdite di giallo di statore mi serve la resistenza R con S. Chiaro? Perché le perdite giallo di statore sono 3 I con S al quadrato per R con S. R con S qua ci sta, qui ci sta. Io quando faccio questi puntini, voi riuscite a capire dove sta il puntino che sto muovendo? No, quello è un problema. Ci vorrebbe un puntatore bello grosso. Posso andare avanti? C'è la consulta? Posso andare avanti? Già, poi mi fate perdere pure il filo del discorso. No, ma non è che fate male, fate bene. Posso andare avanti? Se non mi dite sì, io non vado avanti. Ok. Benissimo. Allora, quindi, ora nel diagramma circolare, che cosa abbiamo? Le perdite nel ferro, le perdite joule di statore e le perdite joule di rotore. È vero? E sono questi segmenti, rispettivamente, rosso, blu e verde. Perdite nel ferro, perdite joule di statore e perdite joule di rotore. Quindi abbiamo schematizzato quelle che si trovano qui, mo sporco un'altra volta questo, quelle che si trovano qui, perdite joule di statore, perdite nel ferro, perdite joule di rotore, manca ancora uno, manca questo, che è la potenza meccanica. E dove andiamo a trovare la potenza meccanica? Beh, semplice, per differenza, perché noi avevamo anche la potenza elettrica P con E, questa qui, che è rappresentata al segmento OD, questo segmento qui, è vero? OD, ve lo ricordate, ve l'ho detto prima, OD rappresenta l'intera potenza assorbita. Allora, mo per differenza, ci tolgo il segmento rosso, ci tolgo il segmento blu, ci tolgo il segmento verde, che mi rimane? Il segmento CP. Quindi, mo lo disegno in celeste, così rimane bello evidenziato, il segmento CP, questo, va bene? Il segmento CP rappresenta proprio la potenza meccanica, questo qui. Perché ho dalla potenza elettrica, ci ho levato dalla potenza elettrica, ci ho levato le perdite joule di statore, ci ho levato le perdite nel ferro, ci ho levato le perdite joule di rotore, mi rimane potenza meccanica. Allora, quello che ha detto lui, tutto sommato, non è tanto sbagliato, perché è uno dei, diciamo così, indici di merito di un motore, quello di essere in grado di produrre quanta più coppia, non tanto la potenza, quanta più coppia, quanto minore la corrente assorbita dalla macchina stessa. In questo caso qui, la corrente assorbita è data dal segmento, per questo valore di scorrimento qui, è data dal segmento OP, mentre il segmento OD è la componente attiva, quindi è tutta la potenza elettrica che entra. Io certo devo fare in modo di massimizzare il segmento celeste, il segmento CP, no potenza, io cerchiamo di
è vero che queste siamo in scampo, per avere una coppia maggiore, va bene, potenza meccanica maggiore, d'accordo? Perché il segmento CP rappresenta la potenza meccanica, il segmento OD rappresenta la potenza elettrica assorbita, l'intero segmento AC rappresentano le perdite interne alla macchina elettrica. Quindi io dovrei fare in modo che CP sia quanto più grande possibile e AC sia quanto più piccolo possibile, va bene? E questo è giusto. Come posso fare per ottenere una situazione del genere? La situazione dal punto di vista grafico non è facile da gestire proprio, però ci sono un paio di criteri. Primo, ridurre la dimensione del segmento OP, a me non tanto per ridurre questa dimensione, cioè per ridurre la sua misura, la sua lunghezza, a me non tanto mi farebbe comodo ridurre OD, mi farebbe molto più comodo ridurre la componente reattiva, cioè il segmento OA. Vi ricordo che il segmento OP è naturalmente la somma della componente attiva e della componente reattiva, giusto? Quindi a me mi farebbe comodo ridurre OA. Come faccio? Allora, per ottenere, devo aumentare al massimo possibile il fattore di potenza. E aumentare il fattore di potenza al massimo possibile significa ridurre l'angolo φ. Quindi sarebbe opportuno che questa retta sia sarebbe opportuno che questa retta fosse tangente alla circonferenza, che cioè che finisse qui, che il punto P, anziché stare qua sopra, fosse esattamente qui. In questo modo qui avrei ottenuto un fattore di potenza abbastanza elevato. Però, ragazzi, notate bene che l'angolo φ, è vero, sono riuscito a ridurlo, a farlo un po' più piccolo, ma di poco. Non è che chissà quando ho migliorato la situazione. Ciò nonostante, vi posso dire che in fase di progettazione di una macchina si cerca di fare in modo che la corrente nominale della macchina stessa più o meno capiti in questa zona qui, in modo tale da avere il massimo fattore di potenza. Cioè, se io facessi una macchina elettrica progettata per funzionare così, non avrei fatto un buon lavoro, perché avrei avuto una corrente fortissima, perdite ingenti da qui a qui e una potenza meccanica miserabile. Mo devo cancellare un po' di roba qua, perché altrimenti la confusione è totale. Posso anche individuare in questo diagramma circolare un punto che mi massimizza la potenza attiva, cioè la potenza meccanica, scusatemi, ho sbagliato termine. Allora, se voglio avere la potenza meccanica massima, dove dovrebbe essere il punto di funzionamento nominale della macchina? Io ho disegnato più o meno qua, forse ho sbagliato, forse dovrebbe essere qui. Perché? Se prendo la retta P con 0 PCC, cioè questo segmento qui, me lo disegno soltanto un pochino così, questo segmento qua, no? Non arrivo fino in fondo perché altrimenti mi esce una cosa tutta storta, e lo traslo mantenendolo parallelo a se stesso fino ad arrivare, vediamo un pochino se ci riesco, così. Allora, diciamo che questo segmento qui è parallelo a questo, va bene? Ok. Allora, questo punto qui avrebbe la massima distanza possibile
da qui a qui. Cioè, tra tutte le possibili, tra tutti i possibili punti su questa circonferenza, questo è quello che mi massimizza questa distanza. E quindi quello che mi massimizza è la potenza meccanica rispetto alle perdite. Allora, vi prego di osservare come però non è detto che questo segmento qui, facciamo chiamiamolo P', che questo punto P' sia l'ottimo. Perché è vero che ho ottenuto la massima potenza meccanica rispetto a... però ho anche avuto delle perdite maggiori in questo caso qua. Allora si va un po' a... vedete, prima avevamo scelto questo punto, vi ricordate? Perché era quello che mi dava il massimo fattore di potenza. Ora abbiamo scelto questo punto P', questo chiamiamolo P secondo mi dava il massimo fattore di potenza, il punto P' mi dà il massimo della potenza meccanica. Mi sa che fosse una cosa di compromesso, è la cosa migliore tra le due. E allora, ma tu guarda un po' il punto P dove sono andati a metterlo. Questo disegno non è mio, non è farina del mio sacco, l'ho copiato da Olivieri e Ravelli, però puta caso il punto P capita proprio lì. E quindi, diciamo così, può essere, non è la regola, può essere che questo punto rappresenti lo scorrimento S nominale. S uguale S nominale. Può, lo ripeto mille volte, non assumete questa frase che vi sto dicendo come un teorema. Dipende dalle circostanze, dal tipo di macchina elettrica, dalle applicazioni, da tante mille cose, però è plausibile che questo punto P sia quello di funzionamento nominale per una serie di motivi. Va bene? Ok. Benissimo, ora andiamo avanti. Sicuramente vi dovrei dire altre cose che però al momento non mi vengono in mente, poi meno male che mi vengono in mente ve le dico, saltiamo indietro e ve le dico. Andiamo avanti con le diapositive. Prima di parlare di questo, parliamo di questo. Allora, nelle macchine elettriche, soprattutto per quello che riguarda lo studio che dovete portare voi avanti, è di particolare importanza la loro caratterizzazione esterna. Che vuol dire sapere, per esempio, alcune curve caratteristiche della macchina. Noi abbiamo studiato la caratteristica elettromeccanica di una macchina sincrona. Lo so che voi non ve la ricordate, però ora ve la ridico un'altra volta. La macchina sincrona a regime può esprimere una coppia solo se la velocità del rotore è sincrona con la velocità dello statore. Se le due velocità fossero diverse, ammesso che la macchina sincrona fosse in grado di sopportare questa situazione, che non si rompa, che non si verificano, non si verifica, oppure che non saltino le protezioni, insomma, ammesso che sia accettabile, la macchina sincrona non sarebbe in grado di fornire una coppia a valor medio diverso da zero. Cioè il valor medio della coppia di una macchina sincrona sarebbe zero. Quindi, se io volessi disegnare un diagramma dove nell'asse delle ordinate c'è la coppia C e sull'asse delle ascisse c'è la velocità angolare omega, per una macchina sincrona, anzi meglio lo scrivo perché sennò sincrona, dovrei individuare la velocità del campo rotante omega con 0, che è uguale, mo questa volta lo scrivo, a P a omega diviso P, però a noi P è sempre uguale a 1 in questo caso qui, quindi è uguale alla velocità, alla pulsazione delle correnti di alimentazione degli avvolgimenti statorici, quindi questa omega con 0 qui, e il valore della coppia sarebbe rappresentato da un segmento verticale.
Questo è il valore della coppia, valore medio della coppia. Quindi noi ragioniamo sempre a regime, a noi transitori in questo corso proprio non li prendiamo proprio in considerazione. Se qualcuno mi dovesse dire, ah, ma la coppia istantanea, gli dico no, per piacere, non parliamo di coppia istantanea, parliamo di valore medio a regime della coppia. Allora, se qualcuno dovesse dire la coppia istantanea, può dire qualunque cosa. La coppia istantanea può anche assumere valori molto grandi, ma soltanto per intervalli di tempo piccoli, quindi il valore medio alla fine è zero. Quindi una macchina sincrona può generare una coppia, ma soltanto alla velocità omega con zero. Per qualunque altra velocità, ammesso che lo possa fare, e probabilmente non lo può fare, ammesso che lo possa fare, la coppia è questa. Assume un valore massimo teorico, molto teorico, che è quando la tensione V e la forza elettromotrice indotta E sono tra di loro a 90 gradi. E l'angolo delta è proprio uguale a 90 gradi. Questo punto qui, punto M, corrisponde a questa situazione qui. Ma è teorica, perché è evidente che non c'è possibilità di mantenere questa situazione stabile, a meno che non ci sia un sistema esterno che sia in grado di regolare le grandezze elettriche per mantenere questa situazione in modo costante così. Ma questa è una situazione assolutamente instabile, per cui normalmente tra V ed E massimo a catena aperta, tra V ed E c'è un angolo di 45 gradi massimo. Non lo voglio scrivere 45, c'è un angolo che più o meno è così. Può essere 45, può essere 50, può essere anche di meno, dipende. Comunque, di certo, non è 90 gradi, per cui il valore massimo della coppia, più o meno, arriviamo qui, perché naturalmente il seno di 45 gradi, quant'è? Il seno di 45 gradi? Esattamente, radical 2 mezzi, quindi non è proprio la metà, è un po' di più. E quindi diciamo che questo qui è il valore, diciamo, questo è il valore massimo teorico, ma instabile. Questo qua, diciamo, che è il valore massimo della coppia, più o meno di una. Ripeto, questo punto qui può stare qui, può stare qui, può stare da qualche altra parte, però più o meno il valore massimo è questo. E la coppia ovviamente si esprime soltanto ad una velocità omega con zero, né di più e né di meno, perché è una macchina sincrona. Nella macchina asincrona la situazione è diversa, completamente diversa. Nella macchina sincrona a noi farebbe molto comodo conoscere il diagramma della coppia C in funzione di omega, così come succedeva per la macchina sincrona. E però qui abbiamo una curva, non abbiamo più un segmento, perché la velocità omega varia in funzione, dipende, per esempio all'avviamento la macchina asincrona può esprimere una coppia. All'avviamento noi abbiamo S uguale, io vi stimolo a ricordare questi numeri così, all'avviamento il rotore è bloccato, S è uguale a 1. Alla velocità di sincronismo, cioè lì dove abbiamo quella omega con 0, abbiamo S uguale 0. E così via. Quindi in questo diagramma, in funzione di omega, partiamo da S uguale a 1. Vi ricordate che S e omega vanno in direzioni diverse? Allora, qui, in questo diagramma qui, abbiamo sull'asse delle ascisse un valore di omega, e quindi abbiamo S, partiamo da S uguale a 1, qui omega uguale a 0, diciamo così, omega uguale a 0, S uguale a 1, in questo punto qui. E quindi siamo interessati a tracciare la caratteristica elettromeccanica.
sia della macchina sincron che della macchina asincron, che della macchina a corrente continua, del motore asincrono monofase, qualunque tipo di macchina, è utile avere la caratteristica elettromeccanica, perché ci dà un sacco di indicazioni immediate sul funzionamento di questa macchina. Ora, per determinare questa funzione è abbastanza facile, perché noi abbiamo in mente il circuito equivalente che lo ridisegno qui e poi magari lo cancello. Questa volta R' con R diviso S me lo tengo. Ok? E che cosa noto in questa cosa qui? Beh, naturalmente qui abbiamo la potenza elettrica d'ingresso. Qui abbiamo delle perdite Joule di statore, qui abbiamo le perdite nel ferro e qui abbiamo una sezione elettrica attraverso la quale passa una potenza P, che ora io chiamo, faccio prima la differenza, che una potenza che è uguale alla potenza elettrica meno le perdite Joule di statore meno le perdite nel ferro, che io chiamo P con S. Tra poco vi spiegherò perché. P con S si chiama potenza sincrona. Vediamo di determinare questa P con S. Per determinare questa P con S, certo, uno può risolvere questo circuito elettrico. Dal punto di vista elettrotecnico non sarebbe neanche tanto difficile farlo, no? Perché questo è un'impedenza, quest'altra è questa chiamiamo impedenza di rotore, questa qui è un'impedenza magnetizzante, ZM, potremmo fare così, questa è un'impedenza Z con S di statore, e allora la risultante di queste tre impedenze sarebbe una Z con S più il parallelo della Z primo con R parallelo a Z con M. Giusto? Sarebbe facile. E nota l'impedenza complessiva, potremmo ricavare la corrente assorbita I con S, sempre in modo fasoriale, cioè sempre in termini vettoriali, si intende. E potremmo ad esempio subito dopo fare il partitore di corrente tra queste due impedenze qui e calcolare la I' con R. Nota la I' con R, la potenza dissipata su questo resistore P con S, cioè la potenza trasmessa lungo questa linea tratteggiata, cioè la potenza sincrona, sarebbe l'intera potenza dissipata da questo resistore, quindi P con S non può che essere uguale a 3 volte I primo con R al quadrato per R primo con R diviso S. Siete tutti d'accordo? Dimmi. Non ho capito, alza la voce. Certo, perché siamo sempre considerando tutte e tre le fasi, siamo alla caccia della potenza, quindi non è la potenza di una singola fase, okay? Ok? Però fare così ovviamente si può fare, sarebbe un ottimo esercizio da fare anche a casa, ma dal punto di vista didattico complicherebbe molto il calcolo da eseguire, quindi come al solito noi siamo sempre dei faciloni e facciamo delle semplificazioni. La semplificazione che facciamo è sempre la stessa, trascuriamo la caduta di tensione sull'impedenza statorica su Z con S, quindi la potenza
pi con s viene calcolata come, verrebbe calcolata come la tensione, questo possiamo un attimo cancellare, poi magari lo scriviamo, come la tensione E con R, cioè questa tensione qui, diviso, allora la corrente I primo con R verrebbe calcolato come la tensione E con R diviso l'impedenza, se ci mettiamo il simbolo di vettore potremmo scrivere così, impedenza Z con R, Z primo con R, potremmo scrivere così, ma noi siamo interessati alla potenza, quindi forse è il caso di calcolare il modulo di I con R, quindi il modulo di questa roba qui è uguale al modulo di E con R diviso il modulo di Z con R, che naturalmente è uguale alla radice quadrata di R primo con R diviso S al quadrato più X primo con R al quadrato. E quello che ritroviamo esattamente qui sotto. Siamo interessati al quadrato di questa roba qui, e quindi metto un quadrato qui e un altro quadrato qui. E la ritroviamo esattamente qui sotto. Quindi questo qui che cos'è? È la corrente, il modulo della corrente I primo con R al quadrato. Allora, qui c'è un errore, manca il valore la S, e quindi, volendo rifare meglio i calcoli, ora li facciamo direttamente qui. Qui c'è la resistenza e l'induttanza R con S, X con S. Qui c'è il cappio R con M, anzi cioè R con A, X con M. Qui abbiamo la resistenza R' con R di su S. Qui abbiamo la X' con R, e chiusi qualcosa così. Vogliamo determinare il valore della corrente I' con R, il modulo I' con R, che è uguale alla, assumiamo che la tensione E sia coincidente con la tensione V, I' con R, in questo caso abbiamo che questa è V diviso la radice quadrata di R' con R diviso S al quadrato più X' con R. Quindi la potenza che fluisce in questa sezione elettrica P con S sarà dato 3 volte R' con R diviso S per I' con R al quadrato, cioè uguale 3 per V al quadrato diviso la radice quadrata di R' con R, diviso R' con R diviso S al quadrato più, qui c'è un quadrato, più X' con R al quadrato per R' con R diviso S, il che è uguale a 3V al quadrato, circa uguale naturalmente, circa 3V al quadrato per R' con R diviso R' con R al quadrato diviso S, prendiamo questa S e la distribuiamo sul denominatore, più S che moltiplica X' con R al quadrato. Questa espressione qui, che è l'espressione della potenza P con S, la ritroviamo in questa formula,
perché omega per coppia C è la potenza P con S, ora vedremo bene perché P con S è uguale a C per omega, P è il numero di coppie polari, ma noi, per noi P è sempre uguale a 1, e quindi ritroviamo l'espressione che abbiamo calcolato precedentemente come 3V al quadrato R' con R diviso R' con R al quadrato diviso S più S per X primo con R al quadrato. Questa potenza P con S è la potenza trasmessa, attenzione, questo è abbastanza importante, è la potenza trasmessa elettromagneticamente dallo statore al rotore. Quindi non può che essere altro che uguale al prodotto della coppia per la velocità del campo rotante. Attenzione ai termini giusti, perché voi potreste essere, allora, una cosa è la potenza sincrona, potenza, lo riscrivo meglio qui, cancello questo, la potenza sincrona è uguale alla coppia C per la velocità del campo omega. Se il campo, ragazzi ascoltate, se gli avvolgimenti di statore hanno una coppia polare e se le correnti di statore hanno delle frequenze pari a 50 Hz, omega a quanto è uguale? 314. Abbiamo fatto delle ipotesi, è uscito omega uguale a 314, 50 per 2π3. Quindi la potenza sincrona è uguale alla coppia per omega. La potenza meccanica è uguale alla coppia per la omega meccanica. Non può che essere così, vuoi negarlo? C'è una coppia? Sì. Il rotore gira? Sì. A che velocità gira? Il rotore gira alla velocità omega meccanica. È la stessa coppia. Quindi la coppia, se la si vuole ricavare, la si può ricavare sia come C uguale potenza sincrona diviso omega, ma anche come potenza meccanica diviso omega con m. Sono uguali, cioè possiamo dire che la potenza sincrona sta a omega come la potenza meccanica sta a omega con m, volendo puoi anche dire questo. Quindi a questo punto possiamo determinare il valore della coppia C, il valore della coppia C facendo la potenza sincrona, cioè questo termine qui, potenza sincrona diviso omega. Lo riscrivo di qua un'altra volta, potenza coppia C, perché coppia C uguale potenza sincrona diviso omega, ed è quello che è stato ricavato in questa espressione qui. La coppia C è uguale a questo termine, P uguale 1, 3V al quadrato R' con R diviso omega.
E questo termine qui, la potenza piconesse, è la potenza dissipata nella maglia rotorica, R' con R diviso S, è la potenza dissipata da questo resistore qui, nel suo complesso, cioè la potenza, questa qui è P con S. Perché? Perché attraverso questa sezione elettrica entrava la potenza sincrona? Dove va? Da nessun'altra parte. Non può che entrare da qui e uscire da qui. Quindi potenza sincrona qui, potenza sincrona qui. Vai. Ma il grafico che abbiamo fatto prima, io ancora lo devo fare il grafico della coppia in funzione di omega. Sta ancora qua sopra, vedi? Qua ancora non l'ho fatto. Quello di prima era della macchina sincrona. Andiamo a scordare. Allora, noi stiamo facendo la macchina asincrona. Allora, quindi, nel circuito equivalente è evidente che la potenza che attraversa questa sezione, che rappresenta praticamente il traferro della macchina, cioè la potenza trasmessa dal rotore, dallo statore al rotore, viene dissipata nel circuito equivalente, apparentemente tutta dissipata, sul resistore R' con R diviso S. Ricordo che qui, che cosa ho scritto qui? 3 R' con R diviso S per I' con R al quadrato, cioè è quella che veniva dissipata da questo resistore qui. L'ho calcolata proprio così. E quindi la coppia C è uguale a P con S diviso omega. Beh, ma ragazzi, ma a questo punto omega è una costante, perché la velocità del campo, la tensione V è una costante, almeno per il momento, il 3 e il P sono ovviamente due costanti, la resistenza R' con R è la resistenza degli avvolgimenti rotorici, e quindi, a meno che non vogliamo considerare variazioni della resistenza in funzione della temperatura, che pure potrebbe essere lecito fare, questa, anche questa è una costante, rimane che questa è una funzione di S. Quindi la coppia C è una funzione di S. Certo, io potrei anche evitare di dividere per omega e scrivere la stessa relazione come P con S, semplicemente. P con S è uguale a V al quadrato, 3V al quadrato diviso per R' con R diviso R' con R al quadrato diviso S più S per X' con R al quadrato. Sono giuste tutte e due, ovviamente. Quindi io potrei anche limitarmi al calcolo di P con S, tanto tra P con S e la coppia C c'è una relazione di diretta proporzionalità che è omega, che è una costante. Questa omega qui è una costante, quindi o leggo coppia o leggo P con S. La coppia viene espressa in newton per metri, P con S viene espressa in watt, ma sono due grandezze che hanno la stessa dipendenza dallo scorrimento S. Ora possiamo fare un prendiamoci questa relazione qui, cancelliamo un po' qui in mezzo, mi serve un po' di spazio, prendiamo questa relazione e facciamo quindi una, questa è una costante K P con S. Quindi o P con S o coppia, va bene, è la stessa cosa, d'accordo? P con S, coppia, uguale a una costante,
R' con R diviso R' con R diviso S, questo al quadrato, più S per X al quadrato. Ragazzi, ci sono dubbi, problemi? Perché mentre che voi anche giustamente scambiate le vostre idee, io vado avanti, però io mi posso fermare mentre che voi maturiate, insomma, quelle cose che vi ho detto, no? Non c'è nessun problema. Però se facciamo tutte e due le cose contemporaneamente, va bene? Che dite? Mi fermo? Mi volete fare una domanda? Certo, ma infatti allora noi mo abbiamo trovato la funzione, anzi qui si chiama coppia direttamente perché noi siamo abituati alla coppia, abbiamo trovato una funzione C, una funzione C di S che esprime la coppia in funzione di S. La coppia in funzione di S, questa è una costante dove dentro ci sta V al quadrato, e che è questa funzione qui. Quindi è evidente che per omega uguale a 0, per S uguale a 1, oppure per S uguale a 0, omega uguale a 0, omega uguale a omega con 0, assuma dei valori particolari. E dobbiamo andare a studiare proprio questi valori. Dobbiamo fare uno studio di funzione, quello che al liceo si chiamava studio di funzione, almeno per capire che forma c'ha questa funzione qui, d'accordo? Allora, lo studio di funzione, voi come lo facevate? Ci stavano dei criteri, dimmi? Bravo, esattamente, punti di massimo e minimi, però siccome io già so dove vado a parare, invece di farmi tutti i massimi e minimi, eccetera, cioè faremo anche massimo e minimo, ovviamente, no? Vediamo prima che cosa succede per S uguale a 0, per esempio. Allora, per S uguale a 0, quindi S che tende a 0, che cosa succede? Beh, sicuramente questo termine qua, ma lo scrivo in verde, questo termine qui diventa molto grande, mentre questo termine qui diventa molto piccolo. Quindi per S uguale a 0, che tende a 0, noi qui che abbiamo? Abbiamo che questa funzione diventa, quindi per S che tende a 0, questa funzione qui, la C con S, è circa uguale a K per 1 su R' con R per S. Perché? Questa S qui la ammortiamo al numeratore. Questo termine qui scompare nel denominatore, quindi e questo diventa preponderante. Vedete se faccio un conto Z, perfetto, diventa preponderante, questo diventa preponderante e quindi rimane a denominatore R' con R al quadrato diviso S e questo qui scompare, ok? Quindi che cosa rimane? R' con R diviso R' con R al quadrato e quindi rimane una sola R' con R al denominatore, mentre la S che si trovava al denominatore del denominatore diventa del numeratore e quindi questa funzione qui diventa più o meno questa. Ma questa che cos'è? Questa è la funzione di una retta. Quindi per S che tende a 0 il tratto di curva qui diventa rettilineo. Un secondo, questo tratto qui, no, meglio che lo faccio in rosso, questo tratto qui come vedete è simile a un segmento, è lì in quella zona e io vabbè, in questa zona qui la curva si appiattisce, diventa una retta e questa equazione qui non è altro che la tangente alla curva in questa zona. Quindi
l'equazione di questa curva, l'equazione di questa curva è proprio questa in verde, è questa qui. Ne convenite? Perfetto. E quindi abbiamo individuato questi altri pezzi. Questo posso anche cancellare. Vediamo che cosa succede per S, cioè, vediamo proprio i massimi e i minimi, come dicevate voi. Per fare il massimo e il minimo dobbiamo fare la derivata di questo termine qui, d'accordo? Ma non è tanto difficile. Allora, è una frazione, quindi questo qui è R' con R è una costante e me la porto davanti, dico che questa è ancora uguale a K per R' con R per 1 su questo termine qui, ma questo termine qui quindi posso scrivere come R' con R al quadrato di su S. Oh, aiutatemi voi a ricordare come si fa anche la derivata, più S per X' con R al quadrato elevato a meno 1. Quindi è una funzione composta e quindi la derivata di questa funzione composta sarà uguale, quindi la derivata di C con S su DS dovrebbe essere uguale a K R' con R per meno 1, quindi meno la derivata di questo, che è uguale a questo, è un peso naturalmente, per R' con R diviso S più S che moltiplica X' con R al quadrato elevata alla meno 2 per la derivata di quello che c'è dentro. La derivata di quello che c'è dentro è, dove la scrivo che non c'è lo spazio, anche in questo caso qui abbiamo un meno R' con R al quadrato su S al quadrato, giusto? Più la derivata di questo, che è semplicemente x' con r al quadrato. Questo tra parentesi, chiusa parentesi qua. Scusatemi, purtroppo non ho molto spazio da dedicare, però voi nei vostri appunti sicuramente potrete. Naturalmente questo, siccome è orientata all'individuazione dei massimi e dei minimi, va posto uguale a zero, no? Per trovare i valori per i quali questa derivata è uguale a zero. Questo termine qui sta al denominatore ed è al quadrato, non è che non lo possiamo considerare, noi dobbiamo considerare tutti i valori di S che sono accettabili, quindi S più infinito e meno infinito per i quali effettivamente abbiamo la derivata diventare uguale a zero. In realtà i punti sono 4 per cui abbiamo questa derivata uguale a zero, vedremo un attimo. Comunque poniamo il numeratore uguale a zero, il numeratore di questa espressione è uguale a meno R' con R al quadrato diviso S al quadrato più X' con R al quadrato uguale a 0. Questo è solo il numeratore. E allora è evidente che a questo punto abbiamo che, portando questo termine dall'altra parte, abbiamo, vediamo un pochino se lo riesco a fare subito a memoria, che S è uguale a S, diciamo, primo, che il valore di S per il quale abbiamo il valore massimo e il valore minimo, R' con R diviso X' con R.
più o meno. Perché naturalmente, allora, scriviamolo bene, S' al quadrato è uguale alla, a questo al quadrato diviso questo al quadrato, no? E quindi S' è uguale a più o meno R' con R diviso X' con R. Vi trovate? Perché anche il segno meno va preso in considerazione. Quindi io mo faccio una cosa, mo comincio a disegnare la mia funzione. Naturalmente io ho un valore nullo della derivata anche per s uguale a infinito, perché per s uguale a infinito il denominatore pure tende ad infinito e quindi la derivata tende uguale a zero. Mi seguite? Non mi seguite? Abbiamo considerato il numeratore, che è quello di sopra. Questo qui è il numeratore. Il denominatore è questo, e dovremmo andare a verificare per quali valori del denominatore la derivata tende a zero pure lei. Allora, se voi mettete s uguale a infinito, questo termine qui diventa infinito e quindi la derivata tende a zero. Quindi sappiamo che la curva all'infinito diventa orizzontale, d'accordo? Un altro punto che ci servirebbe è conoscere il valore, mo cancello un po' di roba qui, però ci dobbiamo ricordare che S, il valore massimo, allora il valore di S, chiamiamolo S star, non S primo, S star uguale R primo con R diviso X primo con R, è il valore massimo. Ora cancello tutto qui, perché tanto ormai abbiamo già capito. Voi che avete gli appunti belli sistemati, sicuramente molto meglio di me, ricordatemi l'equazione della retta passante per l'origine e tangente alla curva, era C di S uguale, e non alzate la voce per cortesia, K per S diviso R'R. Ok, benissimo, e già abbiamo parecchie informazioni. Un'altra informazione utile sarebbe quella di determinare il valore della coppia C per S uguale a 1. Questa ci manca, però questo è facile, no? Mettiamo 1 qui sotto, 1 qui, e quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che il valore di C per S uguale a 1 è uguale a una K per R' con R, controllate se faccio errori, diviso R' con R al quadrato più X' con R al quadrato, d'accordo? Semplicemente, quindi mo me la riscrivo qui perché mi serve un po' di spazio al centro, uguale K per R' con R diviso R' con R al quadrato più X' con R. Ho fatto errori? Sicuro? Sì, io guardate, ogni tanto faccio degli errori involontari e volontari. Allora, a questo punto, visto che questa espressione analitica che ho calcolato qua sotto, pur con qualche piccolo errore, tipo la mancanza di questa S, quindi, mi dice che questa è una funzione continua, prima cosa, e che va da meno infinito a più infinito. E quindi la prima cosa che faccio è disegnarmi un sistema di assi cartesiano che va da più infinito a meno infinito. Poi mi dice che c'è una retta che passa per l'origine e tangente a questa curva.
Poi mi dice che ci sta un valore massimo e un valore minimo, che più o meno stanno qui, cioè i due valori massimi, e poi mi dice che la curva ha un valore, poi un'altra cosa interessante sarebbe sapere il limite della curva per S che tende a infinito. Lo possiamo facilmente calcolare: per S che tende a infinito, questo termine qui tende a zero, e quindi ovviamente avremo una curva che sicuramente all'infinito fa così, da qui e da qui. Ora abbiate pietà delle mie capacità di disegnatore e proverò a disegnare questa curva. Più o meno, insomma, è simmetrica, cioè quello che succede nel primo quadrante è assolutamente simmetrico a quello che succede nel secondo quadrante. Questo è ovvio, perché se si pone S uguale meno S in questo termine qua, si ritrovano gli stessi valori ma cambiati di segno. Quindi abbiamo individuato due valori estremi, un massimo e un minimo, che sono questi, e una curva che fa in questo modo. Questa è la curva della coppia C in funzione di S. Questo punto qui, che si chiama S star, o qualche volta sui libri trovate indicato con... Pronto? Tutto a posto? S di rovesciamento. Allora, il punto per cui io ho la coppia massima, anche questo, S star primo, si chiama a volte scorrimento di rovesciamento, e la coppia massima a volte coppia di rovesciamento. S uguale a 1 più o meno sta qui. Qui abbiamo naturalmente S uguale a 0. Allora, questa curva che io ho disegnato qui in modo malvagio proprio, la ritrovate soltanto disegnata nel primo quadrante, qui, questa. Però è stata fatta solo nel primo quadrante ed è ferma soltanto al valore di scorrimento S uguale a 1, che qui è scritto in termini percentuali, ma ovviamente S uguale a 1 equivale al 100%. Perché io l'ho ridisegnata di nuovo? L'ho ridisegnata di nuovo per farvi capire che in realtà questa curva non è che parte da 0 e si ferma a 1, ma si estende per valori di S che vanno da meno infinito a più infinito. È evidente che i valori di scorrimento più infinito e meno infinito non sono raggiungibili, no? Non c'è bisogno che ve lo dico. Ma comunque potrebbe essere che questa curva qui continui ulteriormente, qui, da questo lato qui, così come sapete benissimo che questa curva continua anche nel lato di sotto, qua sotto. Ci sono domande? Questa, mo cancello questa curva che io ho disegnato qui, perché tanto tutto ciò che succede nel primo quadrante ovviamente succede anche nel terzo, quindi non c'è bisogno di avere una curva, almeno per queste situazioni, una curva che si estenda in un cambio più. Quello che ci dobbiamo ricordare, dici,
Sì? Esatto. Il rotore gira a vuoto, ma non c'è coppia. E certo. È come andare in bicicletta senza pedalare, perché ovviamente non hai attrito. Tu quando cammini su una strada dritta, immagini di avere una bella, non c'è vento, non c'hai attriti, non hai bisogno di pedalare per camminare. Giusto? È la stessa cosa. Allora, no. È evidente che un poco di attrito ci sta, e così come succede per la bicicletta, succede pure per il motore. Quindi anche quando il motore gira a vuoto, tu dici, mo lo sto facendo girare, il rotore gira, non dà coppia. In realtà un po' di coppia ci vuole, perché altrimenti il rotore è piano piano. E quindi vedi dove sto disegnando il puntino ora? In realtà, quando facciamo girare un motore a vuoto, non arriviamo mai a scorrimento S uguale a zero qui, ma un poco il motore deve superare gli attriti, e quindi un poco di coppia la deve dare. Però è evidente che negli studi che noi facciamo, quando diciamo rotore a vuoto, si intende scorrimento S uguale a zero, chiaro? E se proprio vogliamo fare le cose precise in laboratorio, dobbiamo fare in modo che lo scorrimento S sia uguale a zero. Cioè, dall'esterno, se non possiamo trascurare gli attriti, dall'esterno dobbiamo dare noi una coppia piccola, ma ce la dobbiamo dare in modo tale che il punto di funzionamento sia sempre questo. E equivalentemente, facendo il paragone della bicicletta, se tu vuoi veramente andare a velocità costante su una strada orizzontale, qualcuno ti deve dare una piccola spinta da dietro, in modo tale da evitare che tu ogni tanto ti metti a pedalare. Chiaro? Quindi questa è esattamente questa situazione. Quindi il rotore qui sta girando, ma è a vuoto e non dà coppia, è chiaro? Quindi non mi venite a dire come fa a girare il motore se non c'è coppia. Primo principio della dinamica ce lo dice, chiaro? Il primo principio dice che un corpo si muove in modo uniforme, lineare, se non viene applicato su di esso nessuna forza. Ovviamente lo possiamo ribaltare il principio sui sistemi rotanti, e in questo caso qua non c'è problema. Poi ricordiamoci bene il significato di scorrimento di rovesciamento oppure scorrimento di coppia massima. Guardate, questo rapporto qui è interessante, perché è il valore di S per il quale il valore resistivo diventa uguale al valore reattivo nello statore. Cioè, questa è la maglia di rotore, R' con R diviso S, e poi c'è la reattanza X' con R. Se al posto di S noi mettiamo R' con R diviso X' con R, che cosa abbiamo? Se al posto di R, qui abbiamo un valore di resistenza pari a R' con R diviso R' con R, a sua volta diviso X con S, giusto? No, non va bene scritto così, perché altrimenti R' con R diviso R' con R diviso X' con R, giusto? E qui, quindi questo che cosa è uguale? Questo qui è uguale a X' con R. Quindi non è che la resistenza diventa uguale a X' con R, è il numero in ohm, espresso in ohm, che diventa uguale per tutti e due, è chiaro? Quindi non è che la resistenza diventa una reattanza, non mi fraintendete, ma il valore espresso in ohm da questa resistenza, chiamiamo omega 1, diventa uguale al valore espresso in ohm da questa reattanza, omega 2, va bene? Quindi questo significa, quindi vuol dire che per questo valore di scorrimento qui, vedete questo qui, la componente resistiva e la componente reattiva hanno lo stesso peso. In questa zona qui, a sinistra dello scorrimento di rovesciamento,
E in quest'altra zona qui, alla destra dello scorrimento di rovesciamento, le cose cambiano. In questa zona qui, attenzione, questo è importante. In questa zona qui, a sinistra dello scorrimento di rovesciamento, prevale la componente resistiva R. Nella zona invece di destra prevale la componente X. Qua non ci metto pedici, R con R, non ci metto niente, per dire che qui prevale la componente resistiva, mentre qui prevale la componente reattiva. Guardate che questo è quello che succede un po' anche nel circuito equivalente. Noi stiamo studiando questo punto qui, P'. Qui abbiamo lo scorrimento S star, perché è il valore massimo della coppia. Vi ricordate, l'avevamo detto, che il punto, il segmento CP' rappresentava il valore massimo della potenza meccanica e quindi della coppia. Allora, scusate, il valore massimo della, sì, della potenza meccanica e quindi della coppia. Quindi vuol dire che da questo lato in poi prevale la componente resistiva e da quest'altro lato in poi prevale la componente reattiva. Ma d'altra parte, se io disegno una retta così, no? Non disegno con lo Z. Se io disegno una retta così, beh, vedete che da questo lato qui prevale la componente attiva perché il fattore di potenza è molto grande. Da questo lato qui prevale la componente reattiva, perché vedete, questa componente qui, la componente reattiva, quella che sta sotto, quella che sta sull'asse delle ascisse. Allora da questo lato qui prevale la componente reattiva sulla componente attiva, mentre da questo lato qui invece prevale la componente resistiva, perché è maggiore la componente attiva. D'accordo? Quindi c'è un'analogia, ovviamente, tra quello che succede su questo, in questo diagramma qui, e quello che succede nel diagramma circolare. Che altro c'è da dire? Ci sono abbastanza parecchie altre cosette da aggiungere. Che l'equazione di questa retta, l'equazione di questa retta qui, che era questa, che era questa qui, sta cominciando a fischiare, perché qualcuno ha aumentato il volume del... Allora, l'equazione di questa retta, questa di colore verde che ho disegnato qua sopra, mi seguite? Tutto a posto? E questa qui è proporzionale ovviamente a S, ma è inversamente proporzionale a R' con S. Giusto? Quindi, se faccio diventare R' con R, il coefficiente angolare di questa retta è questo, Questo è il coefficiente angolare. Se faccio di aumentare R' con R, vuol dire che il coefficiente angolare diventa più piccolo e quindi l'equazione di questa retta diventa questa, per esempio, potrebbe diventare questa. E allora vuol dire che si deforma la curva e la curva, mo, ci disegno sopra, ci disegno sopra, vediamo che cosa esce. La curva potrebbe diventare così. Va bene? Sto osservando quello che succede al variare della resistenza rotorica. D'accordo? Dici. Basta che tu hai progettato una macchina con una resistenza rotorica più grande, che ti succede questo?
cioè hai modificato la caratteristica elettromeccanica della macchina, l'hai fatta diventare più dolce, con una pendenza più dolce in prossimità dello scorrimento S uguale a zero, hai spostato il valore massimo del scorrimento di rovesciamento, cioè lo scorrimento di coppia massima, l'hai spostato verso destra, e d'altra parte è normale, perché se tu hai modificato questo rapporto, lo scorrimento di rovesciamento è diventato più grande. Vedete, se è aumentato R' con R, è aumentato S star. Allora, il valore di S massimo è il valore, rappresenta il valore di scorrimento e quindi di velocità. Ricordate che S è uguale a omega meno omega meccanica per P uguale a 1, P uguale a 1, diviso omega. Quindi parlare di S e parlare di omega meccanica, non dico che sono sinonimi perché c'è un segno meno di mezzo, ma c'è una relazione molto stretta, d'accordo? Quindi quello che tu, non è che tu vuoi ottenere la coppia massima a tutti i costi, anzi, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di andare a vedere questa macchina elettrica, a seconda se ha una resistenza più grande oppure una resistenza più piccola, qual è la sua caratteristica elettromeccanica. E io ti sto semplicemente dicendo, guarda che a parità di ogni altra condizione, tra due macchine elettriche, una che ha una resistenza rotorica più elevata, vuol dire che ha una caratteristica elettromeccanica diversa, punto. Quella rossa rispetto a quella nera, perché la rossa ha una resistenza rotorica più grande a parità delle altre condizioni, ok? Quindi, detto questo, che altro pure possiamo aggiungere? Naturalmente possiamo fare anche l'opposto, cioè possiamo ridurre, non è che lo possiamo fare, non è che abbiamo una manopola per ridurre, noi stiamo considerando varie possibilità. Se abbiamo una macchina asincrona con una resistenza rotorica molto bassa rispetto ad un'altra, vuol dire che la caratteristica elettromeccanica sarà diversa. Potremmo avere, ad esempio, una tangente nell'origine di questo tipo qui, e quindi una, mo provo a disegnarla, no, questa qua non va bene, devo togliere, potremmo avere una caratteristica elettromeccanica, mamma mia, questo è proprio difficile da disegnare, che fa così. Lo so, era molto difficile fare un disegno, però poi dopo lo faremo con GeoGebra e viene proprio facile, perché con GeoGebra ovviamente noi scriviamo l'equazione, modifichiamo R e vediamo come cambia, d'accordo? Allora, la potenza meccanica effettivamente potrebbe modificarsi, la potenza sincrona, anche la potenza sincrona, ma non devi vederla in questo termine qua. Ora stiamo semplicemente studiando le conseguenze che possono avere le variazioni dei parametri del rotore sulle caratteristiche elettromeccaniche. Non guardare per forza ad un obiettivo preciso. Poi lo vedremo, le conseguenze di questo le vedremo quali sono, però non è il momento ancora di affrontare questa cosa qua. Noi stiamo dicendo semplicemente, se tu hai diversi valori di resistenza rotorica, hai diverse caratteristiche elettromeccaniche. Quindi abbiamo visto che, ammesso che potessimo avere una manopola che ci permetta di modificare il valore della resistenza rotorica, potremmo modificare la caratteristica elettromeccanica. È ovvio che tu questo non lo puoi fare online
su una macchina con il rotore a gabbia, perché quello è annegato proprio, il rotore è completamente annegato nell'alluminio, nel ferro di rotore, quindi tu là non puoi modificare niente, puoi modificarla prima di comprarla, cioè nel momento in cui la vai a comprare decidi come deve essere la caratteristica elettromeccanica, quindi devi poter in qualche modo sapere come è il valore del rapporto tra la resistenza rotorica e la sua reattanza di dispersione. Tutto qui. Non guardare ora, dici, ah, ma io ho una macchina migliore di un'altra. No, non necessariamente una è migliore di un'altra. Hanno caratteristiche diverse. C'è anche un'altra cosa. Allora, abbiamo visto la dipendenza della curva. C'è anche un altro fattore, un'altra cosa importante. Se noi andassimo a calcolare il valore massimo della coppia sui valori di scorrimento di rovesciamento, cioè questi qui, troveremmo che il valore massimo della coppia non dipende dal rapporto R' con R su X' con R. Quindi i valori massimi, questo punto qui, si trovano sempre su una retta orizzontale. Seconda no, un'altra nota. Finora l'abbiamo tenuta sempre costante, la tensione V. Questa tensione qui, V al quadrato, disegniamo in rosso così si vede meglio, la V al quadrato l'abbiamo sempre assunta essere costante, giusto? Però se casomai qualcuno avesse la possibilità di modificare la tensione di alimentazione, osserviamo che la coppia C o la potenza sincrona, come volete voi, la coppia C di S è proporzionale al quadrato della tensione B. Questo significa che se potessi farlo, raddoppiare la tensione di alimentazione, quadruplicherei l'ampiezza della coppia. Quindi, supponendo che questa sia una determinata, me lo disegno così rapidamente, una coppia per una tensione di 100 volt, una coppia con una tensione di 400 volt, anzi l'ho fatta anche troppo piccola, sarebbe 4 volte maggiore. Quindi questo segmento qui e quest'altro segmento qui è 4 volte più grande rispetto a quello. Cioè il disegno fa schifo, lo so, però insomma era soltanto per continuare la spiegazione. E che altro più c'è da dire su questa cosa? Un'altra cosa importante è quello che abbiamo cancellato un pochino qui, è la coppia per scorrimento S uguale a 1, C di S uguale a 1. Questo, di questo qui ancora non abbiamo parlato, però come vedete c'è una relazione con il valore della resistenza rotorica. Maggiore la resistenza rotorica, non è una relazione di diretta proporzionalità, no? Perché la resistenza rotorica sta pure al denominatore. Però maggiore è la resistenza rotorica, maggiore è la coppia per S uguale a 1. Infatti questa caratteristica rossa, faceva riferimento a un aumento della resistenza rotorica. La caratteristica blu faceva riferimento a una diminuzione della resistenza rotorica. Giusto? Ve lo ricordate? Quindi, all'aumentare della resistenza rotorica, aumenta la coppia all'avviamento. All'avviamento, vedete, tutti quei sinonimi, rotore bloccato, scorrimento S uguale a 1, avviamento, sono tutti sinonimi perché rappresentano una situazione in cui il rotore in quell'istante è fermo. Il rotore è bloccato per sempre, va bene.
all'avviamento è bloccato in un istante, però la coppia è quella che c'è in quell'istante. Quindi avere una resistenza rotorica più grande significa avere una coppia all'avviamento maggiore. Quindi, per esempio, io potrei potrei avere la necessità di ottenere la coppia massima all'avviamento. Ma questo è un esempio, no? Se io volessi avere la coppia C massima, per S uguale a 1, e allora che cosa dovrei fare? Dovrei fare in modo che R' con R fosse uguale a X' con R. Perché in questo modo S star sarebbe uguale a R' con R diviso X' con R uguale a 1. Cioè avrei S star proprio qui. E allora come sarebbe la caratteristica elettromeccanica? Sarebbe così, eccetera, eccetera, poi continuerebbe. Cioè molto appiattita, per intenderci, e avrebbe il valore della coppia massima esattamente qui. Certo, questo fatto qui potresti dire, ah, allora questo è un fatto molto positivo, ah, come sono contento di questa cosa qui. Però ora vedremo più là, lo vedremo un poco meglio. Questo significa però che per valore di S, se la macchina elettrica è fatta così, e non posso modificare in linea, cioè strada facendo, il valore della resistenza rotorica, vuol dire che una volta che la macchina si è avviata e ha raggiunto una certa velocità, per esempio raggiungendo questo punto, oppure questo punto, oppure questo punto, vuol dire che comunque il valore di coppia C non è particolarmente elevato, no? Questo non è una macchina in grado di erogare alla sua velocità nominale, la sua velocità nominale potrebbe essere questa, omega nominale, quindi S nominale, scusate, perché qui sono con l'asse S nominale, non ha la capacità di generare una coppia particolarmente alta. Oppure, ora ve lo anticipo, perché lo vedremo fra poco, il valore del rendimento di questa macchina non è particolarmente alto. Cioè un rendimento di una macchina, una curva di questo tipo qui, è sicuramente peggiore del rendimento di una macchina che ha una curva di questo tipo qui. Quindi il rendimento, quindi facciamo finta che questa è la macchina 1 e questa qui è la macchina 2, avremo che il rendimento N1 è minore del rendimento N2. Però ora questo ve l'ho detto, non ve l'ho giustificata, non vi ho dimostrato ancora questa cosa qui, la vedremo fra poco, d'accordo? Ci sono dubbi? No, prima di andare avanti però, vediamo un attimo questo diagramma qui. Posso andare avanti? Vi vedo un poco. Ecco, l'ax sarebbe perfetta. No, io per carità. E avrebbe qualche piccola difficoltà di avviamento. Per esempio questa caratteristica qui, obiettivamente all'avviamento ha una coppia un po' debole. Ha una coppia debole. Dipende. Tu con la bicicletta, quando vuoi partire, lascia perdere le marce. La coppia ai pedali, o la coppia, facciamo ragionare sulla coppia alle ruote. Allora, tu con la bicicletta riesci a partire anche con una coppia, supponendo che la strada sia orizzontale, si intende, no?
potresti partire benissimo anche con una coppia debole, ci metti più tempo. Però la bicicletta piano piano accelera con un'accelerazione più bassa, però parte. Giusto? Il problema è quando stai in salita. Quando stai in salita hai una coppia resistente già nel momento in cui cominci. E allora vai indietro. È la stessa cosa succede pure al motore. Cioè, se tu applichi al motore una coppia resistente maggiore della sua coppia di avviamento, il motore anziché andare avanti, anziché partire, torna indietro, va indietro. È chiaro? Questo è assolutamente la stessa identica cosa. Allora, visto che noi abbiamo ragionato sulle coppie resistenti e sulle coppie motrici, ve lo ricordate? Abbiamo fatto una lezione di dinamica su queste cose qui, no? Parliamone un attimo prima di andare avanti, forse è positivo. Certo, potresti avere un meccanismo di induzione, ma ti conviene? Non lo so, tieni presente che i motoriduttori esistono, cioè ci sono delle macchine elettriche che c'è il motore e sulla flangia del motore stesso c'è anche un riduttore meccanico in modo tale da modificare il rapporto tra coppia e velocità. Ma aumenti la coppia ma ti riduci la velocità e poi comunque c'è un rendimento, cioè il motoriduttore non è a costo zero, è a costo non solo di investimento iniziale perché costa di più, ma anche di rendimento perso perché si riscalda pure lui. E allora hai tante possibilità di scelta. Puoi utilizzare un motoriduttore se la velocità meccanica è sufficiente per risolvere i tuoi problemi. Puoi utilizzare una macchina elettrica diversa, ad esempio una macchina elettrica con una resistenza rotorica maggiore. Allora, mo ragioniamo un attimo su queste due caratteristiche elettromeccaniche che abbiamo disegnato qui. Allora, qui cancello un attimo queste espressioni. Ragioniamo su queste tre caratteristiche elettromeccaniche che hanno, allora, quella blu, diciamo quella rossa, ha una resistenza R' con R maggiore di quella nera, R' con R maggiore di quella blu, R' con R, va bene? Quindi questa qui è la situazione attuale, d'accordo? Quindi abbiamo la caratteristica elettromeccanica rossa che ha una resistenza rotorica maggiore, la caratteristica blu ha una resistenza rotorica minore, benissimo. Allora, supponiamo che voi vogliate far funzionare un ventilatore con questa macchina elettrica. È una macchina elettrica che fa funzionare una girante, un sistema di ventilazione. La caratteristica di carico di un ventilatore com'è? Allora, se noi la volessimo disegnare qui sotto, allora, il ventilatore ha una coppia resistente che dipende dalla velocità angolare omega, una coppia resistente C con R, chiamiamola così. E ovviamente all'inizio parte da zero, il ventilatore lo puoi far muovere anche con un dito all'inizio, solo che ovviamente per farlo andare più veloce ci vuole una forza, una coppia sempre maggiore, quindi possiamo dire che all'inizio è quasi lineare, poi diventa la caratteristica a causa delle caratteristiche aerodinamiche del ventilatore, poi diventa proporzionale al quadrato, poi diventa proporzionale al cubo, insomma c'è una coppia resistente che è di questo tipo qui. Ora, per trovare il punto di funzionamento a regime del sistema composto dal motore più il carico, che è il mio ventilatore utilizzatore, qui c'è una coppia C e qui c'è una velocità angolare omega, vado meglio che lo disegno più grande, però non so dove. Allora, motore,
condensatore. Qui abbiamo una coppia C e qui una velocità angolare omega con M. Come devo fare per capire qual è il punto di funzionamento? Noi l'abbiamo già studiato questa cosa, quindi ve la dovreste ricordare proprio, sarà passato manco un mese che le abbiamo fatte queste cose. Dobbiamo intersecare l'equazione di D'Alembert, cioè il secondo principio di dinamica, ci dice che d omega su dt per il momento di inerzia complessivo deve essere uguale alla coppia motrice meno la coppia resistente. Quindi, se vogliamo che a un certo punto l'accelerazione angolare sia nulla, deve essere che coppia motrice uguale a coppia resistente. Giusto? Quindi basta che ci siamo ricordati questa cosa qui, quindi evitiamo di scrivere ulteriori cose. E allora non devo fare altro che intersecare queste due curve, cioè la curva C con R con la curva C con M. La curva C con M già ce l'ho, la curva C con R è espressa in omega, mentre la curva C con M è espressa in S. E quindi la devo ribaltare. Quindi a questo punto la curva C con R la disegno in colore verde. Sarebbe opportuno cancellare pure queste, però vediamo come faccio a cancellarle, che altrimenti creano solo confusione. Così, più o meno, dovrebbe essere più o meno così. Quindi questa qui è la C con R, funzione di, a questa volta, di S dello scorrimento. E che cosa vedo? Vedo che all'avviamento, cioè per S uguale a 1, beh, tutte e tre le macchine vanno bene. Vanno bene sia la macchina di colore la cui caratteristica elettromeccanica è quella blu, sia la macchina con la caratteristica di colore nero e sia quella con la caratteristica di colore rosso. Perché? Perché all'avviamento avrò, per la caratteristica di colore blu, avrò una coppia C di avviamento che è uguale al segmento, lo disegno qua, metto delle lettere, AB, metto la lettera C e qui la metto la lettera D. Quindi il segmento AB rispetto a C con R è, sicuramente avrò che AB è maggiore di C con R per omega con M uguale a 0, e quindi sicuramente il motore si avvierà con una certa accelerazione, qua posso scrivere? Sì, con una accelerazione d omega su dt che sarà uguale ad AB meno 0 diviso il momento di inerzia. Vi trovate? Questo subito all'inizio, ma poi mano a mano che la velocità aumenta dovrò fare i calcoli e vedere qual è la differenza tra la coppia motrice e quella resistente. Dovrò fare, mano a mano che la velocità aumenta, dovrò fare sempre la differenza tra coppia motrice e coppia resistente. Guarda caso, questa differenza in questo disegno casualmente è quasi sempre la stessa, ma è solo un caso, rimane sempre la stessa. Quindi questo è un oggetto che accelera di moto con accelerazione costante più o meno fino a raggiungere questo punto qui, in cui abbiamo ovviamente che l'accelerazione angolare è nulla, perché nulla è la differenza tra le due coppie. Le due coppie diventano uguali e quindi la differenza è nulla,
a regime avrò questo punto di funzionamento qui, con una velocità abbastanza alta, prossima a S uguale a 0. Giusto? Quindi la velocità alla quale si porta il ventilatore sarà quasi la velocità di sincronismo, cioè quasi quella del campo rotante. Mi trovate? No? Ok. Per la caratteristica di colore rosso invece le cose vanno un po' diversamente, perché il punto di funzionamento a regime alla fine sarà questo. Vi trovate? E quindi il ventilatore a regime ruoterà ad una velocità omega 3, questa qui la chiamiamo omega 1, ruoterà ad una velocità omega 3 che sarà inferiore alla velocità omega 1. E naturalmente invece lo scorrimento S3 sarà maggiore di S1, perché c'è segno meno, uno va da una parte e l'altro va dall'altra. Giusto? Quindi già abbiamo trovato una differenza interessante. È vero che all'avviamento la prima macchina farà partire il ventilatore più lentamente, e all'avviamento invece la terza macchina, questa, farà partire il ventilatore più rapidamente, perché c'è una differenza di coppia maggiore. Però a regime la prima macchina si fermerà ad una velocità maggiore, omega 1, rispetto alla seconda, omega 3. Quindi a regime il secondo ventilatore girerà un po' più piano rispetto al primo. Ok? Ora ritorniamo un attimo a questo diagramma circolare qui, perché vi devo dire una cosa che è rimasta un po' in sospeso. Ok? Allora, vi ricordate quando vi ho detto che la potenza sincrona, meglio siamo in colore più, la potenza sincrona P con S era uguale in questo diagramma qui al segmento DP. Se non ve lo ricordate, andatevi a rivedere gli appunti precedenti, perché tutta la potenza, ve lo dico ora, lo ripassiamo insieme rapidamente. Tutta la potenza elettrica PE, qui ho scritto uguale, però devo scrivere proporzionale, proporzionale. Tutta la potenza PE è proporzionale al segmento AP. Mentre tutte le perdite, come facciamo qui? Come le schiamo le perdite? P schiama soltanto con P, perdite. Sono proporzionali al segmento AC. Ora, il segmento PC è proporzionale alla potenza meccanica, seguendo CP proporzionale CP, ma la potenza sincrona PD è proporzionale appunto al seguendo DP. E vi ricordo che la potenza sincrona e la coppia sono in diretta, hanno un legame estremamente stretto, perché la potenza sincrona è uguale alla coppia C per omega. È vero che la potenza meccanica è uguale sempre alla coppia per C per omega, ma omega con M è una varia con lo scorrimento, cambia, mentre invece omega rimane sempre la stessa. Quindi se vogliamo leggere la coppia ci dobbiamo andare a leggere P con S. È chiaro? E allora il segmento DP rappresenta in un'altra scala proprio la coppia,
Quindi il segmento DP non solo rappresenta la potenza sincrona, ma ovviamente anche la coppia. Quindi leggiamo la coppia. Allora, tutti questi segmenti qui, ora li disegno e poi li cancello, tutti questi segmenti qui, questo, vabbè, li dovrei fare con una linea dritta, così, questo segmento qui, questo, quest'altro, questo. E infine anche questo, ovviamente, rappresentano per diversi valori dello scorrimento questo punto, questo punto, questo punto, vari valori dello scorrimento S, che va da 0, che è questo, fino al valore S uguale a 1, rappresentano il valore della coppia. Quindi, come vedete, per S uguale a 1 la coppia di avviamento è naturalmente diversa da 0. E così via. Quindi, per valori di S inferiori a 1 avremo valori di coppia. Dove sta il valore di coppia massima in questo caso qui? Dobbiamo prendere questa retta, traslarla in modo parallelo più o meno, e questa retta qui è parallela a questa, questa e queste sono parallele. E il punto di contatto, questo, rappresenta il valore di coppia massima che capita proprio qui. Quindi questo qui è il valore, questo è lo scorrimento di rovesciamento. Ok? Quindi anche sul diagramma circolare possiamo andare a tracciare il valore della coppia. Se noi prendessimo tutti questi segmenti e li mettessimo in funzione di S, coppia C in funzione di S, vedremmo che partiamo da 0, poi la coppia aumenta, raggiunge il valore massimo e poi raggiunge. Quindi abbiamo proprio una curva di questo tipo. Quindi partiamo da 0, la coppia aumenta, e arriva fino a S uguale a 1. Quindi quello che leggiamo graficamente sul diagramma circolare lo rileggiamo esattamente anche nell'espressione analitica rappresentata graficamente in un diagramma cartesiano, così come la leggiamo qui. Ok? Benissimo. Allora, quindi questa era l'ultima cosa che dovevo aggiungere, però non la potevo dire finché non avevamo fatto l'espressione analitica della caratteristica elettromeccanica. Ecco, in questa diapositiva si vede quello che in realtà avevamo già disegnato poco fa per valori di resistenza R' con R minore di R' con R secondo, qua si confondono i pedici con, vabbè, quindi questo qua è A, facciamo così, questa è di questa e questa qui è di questa. Osservate come il valore di coppia massima però si mantiene sempre perfettamente orizzontale. Allora, l'ultima cosa da aggiungere. L'ultima cosa da aggiungere.
fatemi vedere la diapositiva successiva, questa pure l'abbiamo vista, no, questa no. Allora, vediamo un pochino se mi basta questo spazio. Circuito equivalente. Allora, perdite joule di rotore uguale 3 volte I primo con R al quadrato per R primo con R. Potenza meccanica uguale 3 volte I primo con R al quadrato per 1 meno S di S per R primo con R. Qui abbiamo la potenza sincrona, e qui abbiamo la potenza meccanica. Ora, a parte le perdite di statore, le perdite joule di statore, sulle quali ovviamente pure c'è da dire, naturalmente qui abbiamo la tensione B con 1, qui abbiamo la corrente I con S, e a parte anche le perdite nel ferro, che sono queste, qui naturalmente abbiamo le perdite nel rame, posso scrivere più su? No. Perdite joule di rotore. Se ci limitiamo soltanto a quello che succede al rotore, il rendimento R dovrebbe essere uguale alla potenza meccanica. Se ci limitiamo soltanto al rendimento, diciamo, rotore, solo di rotore, potenza meccanica diviso la potenza sincrona. Giusto? Quindi se non considerassimo, facciamo questa ipotesi, non considerassimo le perdite nel ferro e le perdite già di statore, il rendimento di rotore sarebbe dato dalla potenza meccanica diviso la potenza sincrona. Diviso la potenza sincrona. E quindi sarebbe uguale a scriviamolo anche la potenza sincrona, che non l'ho scritta. Potenza sincrona uguale a 3 I primo con R al quadrato per R primo con R diviso S. Quindi a questo punto potremmo dividere questo termine qui, quindi 1 meno S diviso S, questo termine qua, potenza meccanica, diviso 1 su S. Quindi uguale a 1 meno S. Questo vuol dire che più S tende a 0, più il rendimento di rotore tende a 1. E quindi si capisce come, supponendo di far funzionare sempre il ventilatore, provo a disegnare di nuovo la caratteristica del ventilatore, che era di colore verde, diciamo. Lasciamola partire da qui, così, si capisce che questo punto ha un rendimento
1, maggiore rendimento di rotore 1, maggiore di questo punto qui. Quindi questo è il punto 1, questo è il punto 2, maggiore, ma meglio che lo disegno un po' più a sinistra, il rendimento di rotore 1 è maggiore del rendimento di rotore 2. E perché? Evidentemente in questo caso qui il rapporto tra la potenza meccanica e la potenza sincrona è migliore, in questo caso qui nel punto 1 è migliore che nel punto 2. Va bene? Questa è un'altra cosa importante, perché anzi è più importante forse della velocità, certo dipende dalle applicazioni. Quindi in questo caso qui noi non solo abbiamo una velocità maggiore, quindi nel punto 1 non solo abbiamo una velocità maggiore rispetto a questa, perché a omega con 1 è sicuramente maggiore della omega con 2, che sono questa, omega con 1 e omega con 2. Ma sicuramente abbiamo un rendimento migliore. Allora, se noi siamo tanto affezionati ad avere una coppia all'avviamento più grande, dobbiamo prepararci ad avere anche un rendimento peggiore a regime. Quindi, come vedete, se qualcuno di voi all'inizio pensava, ma a noi che ce ne importa? Progettiamo delle macchine che abbiano all'avviamento una coppia sempre stratosferica, la massima possibile. Dice, come andare in bicicletta, ma io quando parto, parto super veloce. E beh, può darsi che se dovete fare una gara con quella bicicletta, con i vostri muscoli si intende, no? Che abbiate la possibilità di avere uno spunto, una partenza rapidissima, però poi dopo a regime, prima cosa andate più lenti rispetto agli altri, seconda cosa avete un rendimento peggiore. Quindi se dovete fare una gara breve, molto, che dura poco, forse vi conviene il primo tipo di macchina elettrica. Ma se dovete fare una gara di resistenza, cioè una gara che dura molto tempo, e allora sicuramente vi conviene partire più lentamente, ma avere una velocità maggiore e soprattutto un rendimento migliore, perché vuol dire che consumate meno energia rispetto agli altri. Quindi è evidente che va ovviamente ponderata la situazione in un caso e poi nell'altro. Voi avreste teoricamente la possibilità di avere una macchina elettrica che ha un rendimento molto elevato, un rendimento di rotore molto elevato, sicuramente, per esempio, però con una coppia all'avviamento bassissima. Quindi se fate per esempio gli avvolgimenti di rame al rotore, avrete sicuramente una situazione del genere, perché avete resistenza rotorica bassa, rendimento a regime alto, ma una bassa coppia di avviamento. Invece se fate gli avvolgimenti di alluminio, vi ricordate all'inizio quando abbiamo fatto la prima lezione, abbiamo parlato dei materiali, abbiamo parlato dell'alluminio come elemento conduttore, ora capiamo perché si può utilizzare l'alluminio sul rotore di una macchina sincrona invece del rame. Perché con l'alluminio noi riusciamo ad avere una resistività maggiore e quindi una coppia di avviamento più alta, però lo paghiamo a regime in termini di rendimento e di velocità. È un compromesso, ovviamente è un fatto positivo per noi, no? Perché noi così abbiamo la possibilità di gestire questa situazione e progettare delle macchine che possono andare bene per determinate applicazioni e piuttosto che rispetto ad altre applicazioni. Quindi avere una gamma di macchine elettriche che possono essere, trovare le loro giuste applicazioni in situazioni diverse. Per esempio, una macchina elettrica per un ascensore,
Io non metterei una macchina elettrica con una caratteristica di questo tipo qui per un ascensore. Metterei piuttosto una macchina elettrica con una caratteristica di questo tipo qui, perché l'ascensore ha bisogno di uno spunto maggiore per sollevare subito quel carico che deve sollevare. Montacarichi, no? Voi ci mettete su un montacarichi, che ve ne importa della velocità dell'ascensore? Che ve ne importa del rendimento di un ascensore, visto che un ascensore quando ci metterà a salire 10 piani? 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, un minuto? Dura un minuto. E vabbè, avete perso un po' di potenza in più, la velocità è più bassa, ma tanto l'ascensore mica deve andare velocissimo. Giusto? Quindi, questa è una macchina elettrica adatta ad un'applicazione di questo tipo qui. Invece una macchina elettrica deve far funzionare un qualche cosa 24 ore su 24, magari un ventilatore. E questa è una macchina elettrica che è adatta ad un ventilatore, perché all'avviamento non ha bisogno di spunto, perché tanto parte lo stesso, partirà lentamente il ventilatore, ma quello deve essere acceso per una vita intera, che ve ne frega a voi dell'avviamento? E quindi, come, scusa? Può essere che abbiano sicuramente le macchine elettriche che fanno funzionare dei ventilatori, può essere che siano progettate in modo tale da avere una resistenza degli avvolgimenti di rotore più bassa. Ok. E con questo io credo, fatemi dare un'occhiata ad altre cose che vi posso, tanto abbiamo ancora 10 minuti di tempo. Vediamo se ci sono delle cose interessanti che io vi posso aggiungere, sulle quali poter ragionare più che altro. Giusto per essere chiari e rispondere un po' a una mezza domanda che prima mi avevate fatto. Dice, ma io devo avere la velocità massima? No, io la macchina elettrica, la macchina asincrona non funziona mai alla massima velocità, perché la massima velocità è probabilmente un punto quasi instabile, anzi direi che è instabile. Vi ricordate le condizioni di stabilità che c'erano tra una... Allora, che succede? Succede che se la velocità aumenta un pochino, la coppia diminuisce, è il contrario che mi serve di quello che mi serve in una situazione stabile. Questa è una situazione stabile, questa qui, questa è una situazione stabile, perché all'aumentare della velocità ho un aumento della coppia, al diminuire della velocità ho un aumento della coppia motrice, e quindi questo mi riporta la situazione in un punto di equilibrio. Certo, io dovrei sempre dire questo, in funzione di omega, che la derivata della coppia motrice in funzione di omega, in de omega, deve essere minore della derivata della coppia resistente in funzione di omega. Questa è la condizione di stabilità, cioè devo andare a vedere questa differenza qui, se è una differenza che mi riporta il mio sistema sul punto di funzionamento. Se vi ricordate, questa relazione qui è quella che abbiamo studiato quando abbiamo fatto i casi di stabilità ed instabilità. Allora, qua siamo stabili, sicuramente, qui, anche qui. Cioè, io non sto dicendo che questo qui è un punto di instabilità, ma sto dicendo semplicemente che è un punto oltre il quale ad una riduzione della velocità corrisponde anche una diminuzione della coppia. E che quindi può non, sicuramente, e poi non solo, ma è anche abbastanza lontano dallo scorrimento S uguale a zero, e quindi comunque il rendimento non è eccesso, non è particolarmente elevato. Noi più ci avviciniamo a S uguale a zero, vedete qui, per S che tende a zero, abbiamo un rendimento di rotore che tende a 1. Oh, un'altra cosa importante, ricordatevi che io qui ho messo il pedice R, il rendimento di rotore, qui,
io devo mettere il cursore di quelli che si evidenziano con i radar, con le cose, no, la prossima volta lo metto. E infatti il cursore io quando scrivo, io in capo a me so dove punto, ma voi poi non lo vedete, perciò che faccio tutti questi cerchi alla fine. Non vi dimenticate, io qui ho messo R, questo qui è il rendimento che io ho chiamato rendimento di rotore, cioè il rapporto tra potenza meccanica e potenza sì. Il rendimento vero, ovviamente, totale, quello della macchina, ah, c'è un'altra cosa importante che vi devo dire, è dato dalla potenza meccanica diviso la potenza elettrica, e quindi qui ci stanno anche le perdite nel ferro, le perdite già di rotore, di statore. Quella cosa importante che ho dimenticato di dirvi è che non è che certo, però il rendimento di rotore è importante, no? Perché ha un peso sul rendimento complessivo, cioè non è che cioè, voglio dire, noi più ci avviciniamo a S uguale a 0, tanto meglio, comunque. Allora, la potenza meccanica non è, questa si chiama potenza meccanica oppure potenza resa. Ragazzi, questo è importante, però è l'ultima pillola che vi do. Allora, la potenza meccanica che abbiamo calcolato ora, non l'abbiamo chiamata potenza meccanica, ma in realtà andrebbe chiamata potenza resa. Che differenza c'è? La potenza meccanica generata dalla macchina serve anche a coprire gli attriti stessi della macchina, giusto? Come quando voi andate in bicicletta, voi esprimete con i vostri muscoli una potenza sui pedali che serve anche a superare gli attriti delle gomme sull'asfalto, l'attrito soprattutto quello del vento, eccetera. Ma non è la potenza utile, perché la potenza utile è quella che a voi vi serve, è quella che vi serve per accelerare, giusto? Allora, in una macchina elettrica invece la potenza utile è quella che viene utilizzata dall'utilizzatore. Allora, fatemi fare un disegno da qualche parte. Qui sotto facciamo una catena di tutte le potenze, potenza elettrica, poi se ne va potenza, perdite già di statore, cammina, che cosa se ne va qui? Poi perdite nel ferro, cammina, cosa va via ora? Perdite joule di rotore. Allora qui che cosa abbiamo? Su questa sezione qui, abbiamo la potenza sincrona, qui, in questo punto, potenza sincrona. Tolte le perdite joule di rotore, abbiamo su questa linea la potenza meccanica oppure potenza resa. Potenza meccanica uguale potenza resa. Però non finisce qui, purtroppo. Cammina, c'è un'altra. Ci sono gli attriti, perdite per attrito. E ora finalmente abbiamo su questa linea qui la potenza utile, P utile. Chiaro? Quindi questa qui è la linea di tutte le potenze, che, quelle che se ne vanno, quelle che abbiamo calcolato e tutte quante le altre. Ricordate che la potenza sincrona è data dalla coppia per omega, mentre la potenza meccanica resa è data sempre dalla stessa coppia per omega meccanica. L'ultima? Non mi ricordo l'esempio che facemmo. Comunque, l'altra cosa importante, importantissima, che mano a mano mi ricordo, poi ve le dico. Allora, il rapporto che c'è tra potenza sincrona e potenza meccanica, noi l'abbiamo già calcolato da qualche parte, il rapporto tra potenza sincrona è 1 su 1 meno S. 1 diviso 1 meno S. Giusto? Quindi vuol dire che se prendo la potenza sincrona e la moltiplico per 1 meno S, questa diventa uguale alla potenza meccanica.
Ma d'altra parte, potenza sincrona è uguale a perdite joule di rotore più potenza meccanica. Quindi, se potenza sincrona fa 1, potenza meccanica fa 1 meno S, vuol dire che questo fa S. Cioè, scusatemi questo gioco di parole, vuol dire che se voglio calcolare la potenza, se prendo la potenza sincrona e la moltiplico per S, questa sarà uguale alle perdite joule di rotore. Ho imbrogliato? Allora, stanno a sentire, guarda. Questo sembra vero. Nel diagramma circolare. Qui. PC. Allora, guarda. Prendiamo questo segmento qua, da qui fino a qui, leggasi potenza sincrona. Da qui, no, da qui fino a qui invece, questa potenza meccanica. Il rapporto tra i due è 1 meno S. Va bene? Potenza sincrona, vediamo un po' dove che l'avevamo calcolata, non ci sta più, forse qui, no nemmeno. Allora, la potenza sincrona l'abbiamo calcolata come? Vabbè, sì, allora guarda qui. Qui ci sta la potenza elettrica, ma io sto facendo un altro ragionamento però. Io mi sto ragionando al rotore. Allora, al rotore io sto ragionando, vedi, su questo nodo qui. Fammelo fare in rosso. Sto ragionando su questo nodo qui. Ok? Aspetta che è importante. Qui entra potenza sincrona, esce potenza meccanica e perdite joule di rotore. Quanta potenza meccanica esce? Quanta perdita joule di rotore esce? Qui esce S P con S. E qui, invece, esce 1 meno S P con S. Perché PM è uguale a 1 meno S P con S. PM qua 1 meno S per P con S è uguale a PM. Quante perdite joule escono qui? S P con S. Quindi se faccio 1 la potenza sincrona, facciamo che questo segmento qui è lungo 1 per intero, posso individuare un pezzettino, che ne so, qui S, perché S va da 0 a 1 in questo caso qua, un pezzettino, che queste sono le perdite già di rotore e l'altro sono le potenze meccaniche. E infatti se questo è 0, questo è 1, S. Allora, quando più S sta a sinistra, tanto è meglio è per noi, perché vuol dire che abbiamo ridotto le perdite joule di rotore ed abbiamo aumentato le perdite meccaniche. Scusate, non le perdite, la potenza meccanica. Ok? Quindi,
vi rimanga bene in mente questo rapporto, questo meccanismo qui. Da una parte moltiplico per 1 meno s, cioè questo pezzo qui, è 1 meno s, e dall'altra parte moltiplico per s, che è questo pezzo qui. Quando più s è piccolo, tanto più questo puntino lo sposto a sinistra, e tanto meglio è per me, perlomeno per quanto riguarda il rendimento. Attenzione, per quanto riguarda il rendimento. Poi è ovvio che spostare quel puntino più a sinistra significa cambiare la caratteristica elettromeccanica della macchina. Dove sta? Non è questa, mannaggia. Non c'è più, scomparsa. Era questa, no? Allora, spostare S verso sinistra significa preferire questa a questa. Preferire la caratteristica 1 rispetto alla 2 e quindi avere una coppia di avviamento più piccola. Va bene. Per una certa applicazione. Per un'altra applicazione potrebbe non andare bene.